con Alessandro Cavoli, direttore artistico della terza edizione del Festival di Teatro Politico dal sottotitolo Rinascimento a Rocca Sinibalda dal 2 al 5 settembre 2021. Alessandro, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Federico, ben trovato a te. Un festival che comincia ad avere una sua struttura, anche una sua storia. Raccontaci un po' come era nato tutto. Tutto era nato un paio d'anni fa, che abbiamo avuto l'idea di dare spazio alla politica. Si è sentita la necessità di parlare di politica in relazione naturalmente a quello che è il nostro mondo, il mondo dell'arte. Quindi è cominciato con spettacoli che abbiamo prodotto come Teatro Rigodon, che sta dietro a questo festival, e poi l'altro anno ci siamo aperti realmente a invitare dei politici, sia locali che nazionali. E quest'anno ha la formula di spettacoli, concerti e la parte centrale, che è quella che chiamiamo Radio Rocca, in cui si vanno mescolando sia fatti artistici che interviste ai politici in una sorta di format radiofonico. Abbiamo aggiunto una sezione che secondo noi è molto importante, che dà valore ulteriore al festival, che collegandoci al Clorofilla Film Fest porterà dei documentari di autori contemporanei e quindi una sezione serale dedicata al cinema d'autore. Anche perché il cinema, i titoli scelti si adattano perfettamente al titolo Rinascimento, quanto rappresentano esempi virtuosi sparsi per tutta l'Italia che provano che un altro mondo è possibile sulla spinta soprattutto dei giovani, sì, e delle donne. Sì, senz'altro quello che cerchiamo. Abbiamo presente una famosa poesia di Brecht che dice: sono la quinta ruota della macchina, non so da dove vengo, non so dove vado, però sto qua, quando servo sto a disposizione. Riteniamo che siano importanti tutte le esperienze, soprattutto le esperienze di quelle zone del sapere che non sono quelle che affiorano in superficie, ma magari stanno sotto, spesso nella realtà italiana, nel sottosuolo, chiamiamolo così, vibrano tantissime esperienze importanti che non arrivano ad una visibilità. E questo festival vuol dare voce anche a chi non ha normalmente visibilità, e in tal senso intendiamo crescere nei prossimi anni. Riguardo al tema, l'abbiamo chiamato Rinascimento, l'altro anno era la bellezza, quest'anno è il Rinascimento. Senz'altro entrambi denotano un'attenzione al positivo, ma nella maniera di esplodere il tema è importante che si vada in direzioni lievemente anche anarchiche, che ci sia comunque spazio all'invenzione, che ci sia spazio alla novità, che ci sia spazio alla voce fuori dal coro. I documentari saranno 6, i concerti e gli spettacoli? Ci sono 2 concerti, giovedì 2 e venerdì 3. Il primo è Mattia Caroli e Fiori del Mare, un gruppo importante che sta avendo grosso successo internazionale. L'altro è Faber, che è un altro cantante che sta avendo molto successo. E questi concerti saranno il 2 e 3 alle 9 della sera, dopo Teatro Politico e prima dei documentari. Il 4 e il 5 invece c'è la nostra ultima produzione, che è tratta dal Faust di Goethe, Teatro Rigodon, in scena alle 9. La cosa interessante quest'anno è la location, perché abbiamo scelto i lavatoi, che sono un luogo simbolico del paese di Rocca Sinibalda, il luogo più antico che è conservato dalla città. Quindi tutte le iniziative saranno in uno stesso luogo, un luogo estremamente suggestivo, dove si sente il fluire dell'acqua e comunque le mura rimandano a un'identità e alla memoria del luogo. E poi ci sono libri, se non sbaglio. Sì, ci sono libri che presentiamo, uno credo sia quello tuo, quando e poi abbiamo Rosso Antico, di Simone Nebbia. Sì, e poi altri 2, uno riguarda la storia del PC fra il 40 e il 50 nel Reatino. E l'altro titolo è Che pacchia ragazzi, storie disumane, con l'autore Carmelo Pecora. Quindi ci sono i libri anche, certo. Anche questa sezione è una sezione da sviluppare, perché cinema, la letteratura, il teatro, la musica, anzi, devo dirti di più, che nei prossimi anni immagino anche delle commissioni maggiori. Non saranno solo presentazioni, ma immagino che si possa fondere il tutto in una sorta di grande evento teatrale che contenga il tutto. Però c'è bisogno per questo di molto più anticipo, però l'abbiamo in testa, quindi credo che l'altro anno già sarà realizzato in tal senso, cioè che tutte queste varie sezioni possono essere unite in una grande spettacolarità. Ricordiamo le date: dal 2 al 5 settembre, da giovedì a domenica, a Rocca Sinibalda, ai Lavatoi,
Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Cavoli, direttore artistico di Teatro Rigodon. Un in bocca al lupo, ci vediamo lì. Grazie Federico, grazie, grazie, un abbraccio grande, grazie.